C'è chi ancora non si è ripreso da David Beckham in versione Royal Wedding. Non a caso, l'ex calciatore del Manchester United e del Real Madrid è stato l'invitato VIP più chiacchierato di tutti. Persino di George Clooney, altro sex symbol di indiscusso spessore che, mettiamo i puntini sulle i, non ha comunque sfigurato al gran giorno di Harry e Meghan Markle. Entrambi in grigio, super chic, entrambi al fianco delle mogli, una sorridente Amalia Lamoudi incontro una scura, in tutti i sensi, Victoria, entrambi con un fascino che aumenta con gli anni, 57 George contro i 43 di David, tutti e due nati i primi di maggio. Il popolo dei social, però, ha subito incoronato Mr. Beckham. Le sue foto, quelle dell'arrivo in chiesa, la SI. George Capel del castello di Windsor, per giorni sono circolate in rete, tutti ammutoliti, e tutte innamorate, di fronte a cotanta bellezza. Ed eleganza, che non fa mai male, con quel completo grigio firmato Dior smorzato dagli iconici occhiali da sole Ray-Ban. A dir poco impeccabile. Sono passate due settimane dal matrimonio dell'anno, e i due invitati più cool sono tornati alla loro vita. Continua dopo la foto, rimettiamo a malincuore nel cassetto dei ricordi le immagini di Clooney e Beckham, che, fidatevi, vi stupirà in positivo, al matrimonio reale. Proprio perché, nozze a parte, sono due star, il gossip ha continuato a mantenere alta l'attenzione su entrambi. E così, incredibile ma vero, scopriamo che, a qualche giorno dal Royal Wedding, George è stato fotografato in tutte altre vesti. Decisamente altre vesti, l'abbiamo raccontato chiusa parentesi tonda. Il divo di Hollywood è stato pizzicato dai paparazzi in Sardegna mentre compra pecorino da un ambulante. Che vestito grigio? T-shirt e bermuda blu? Qualcuno ha anche pensato che non fosse davvero lui quello nelle foto, ma il Daily Mail non ha il minimo dubbio. È proprio Clooney, che si trova nella zona di Olbia, per girare un film .22. Continua dopo le foto, passiamo a David che, dopo il matrimonio, e a differenza di George, è tornato a far parlare di sé per lo stile impeccabile. Come scrive di Repubblica, l'oggi imprenditore e icona fashion ha trascorso una giornata a pesca nell'Oxfordshire con due dei suoi quattro figli, Brooklyn e Romeo, e il loro cane Olive. Ma siccome lui è David Beckham, e difficilmente lascia qualcosa al caso, anche in famiglia non rinuncia allo stile, e nemmeno i suoi eredi. Stile British. Canne da pesca in mano. Coppola in testa, pantaloni chinos e camicie sapientemente sgualcite. Le foto dei tre Beckham in versione pescatori old style sono state condivise da David su Instagram, e, che ve lo diciamo a fare, hanno fatto incetta di cuoricini e commenti estasiati.